nessuno si debba vergognare di avere una malattia, avere un cancro, avere un'emorragia cerebrale. Ne aveva parlato subito liberamente Catherine Spack di quanto le era accaduto. La prima emorragia cerebrale nel 2020, che le aveva compromesso la vista e l'uso delle gambe, il deambulatore, la sedia a rotelle, un percorso faticosissimo. Ma Catherine era tornata bellissima a vedere e a camminare. Poi una crisi epilettica dopo 6 mesi, per cui non si diede per vinta, fino alla terza ricaduta nel luglio 2021, quella più grave. Io ho avuto un'emorragia cerebrale, ho avuto delle crisi epilettiche dovute alle conseguenze di questa cicatrice di 6 mesi fa. E quindi dico a tutti, si va avanti, col sorriso. Catherine aveva scelto con la sua solita grazia di rompere pubblicamente quel silenzio che spesso si innalza tra chi è malato e ciò che gli ruota intorno. Non sono venuta a piangere, sono venuta a sorridere e a dire a tutti sorridete. Brava. E accogliete queste cose come un dono. Perché si superano? Perché si superano e si cambia in meglio. Raccontò del primo ictus senza perdere il suo sorriso, senza temere il giudizio, ma cercando di trasferire coraggio a tutti coloro che affrontano il peso di una malattia. Io non ho mai avuto paura un solo istante. Ho voluto recuperare, quindi andavo col deambulatore dappertutto. Poi ho cominciato a chiacchierare con gli altri. Gli ultimi mesi sono stati più dolorosi. Un calvario, racconta la sorella Agnes, che dall'inizio della pandemia le è sempre stata vicino, soprattutto quando la paralisi le aveva impedito anche di parlare. Difficile immaginare che dietro a quel volto, sempre sorridente, ci fossero tanti dolori, come la mancanza di un rapporto con la figlia Sabrina, recuperato grazie ad Agnes dopo 40 lunghi anni. Quindi sbrigatevi a baciarvi appena si può, a ringraziare chi volete per essere ancora vivi. Il mondo dello spettacolo ha perso una delle sue rappresentanti più note ed eclettiche. Catherine Spack aveva 77 anni. Nella sua vita era stata molte cose: attrice, conduttrice, cantante, scrittrice. Non mi tentate affatto. Le mille vite di Catherine. È nata in Francia, ma è in Italia che ha conosciuto la fama negli anni 60 e 70. Il suo debutto nel cinema italiano ad appena 15 anni, nel film Dolci Inganni di Alberto Lattuada. La consacrazione poi è arrivata con La voglia matta di Luciano Salce e soprattutto con Il sorpasso di Dino Risi. Recita ancora nell'Armata Brancaleone di Monicelli e in Febbre da cavallo di Steno. Divenne una delle più popolari e apprezzate attrici dell'epoca in Italia e lavorò, fra gli altri, con celebri attori come Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Gianmaria Volontè, Nino Manfredi. Senti, tu hai paura della solitudine? Se ho paura della solitudine? Sì. Catherine è stata una bellissima e talentuosa star del cinema, ma non solo. Nella musica trovò il successo grazie soprattutto alle cover come Quelli della mia età e L'esercito del surf. Noi siamo giovani. Sposata 4 volte, la prima negli anni 60 con Fabrizio Capucci, negli anni 70 lo è stata con Johnny Dorelli, da cui ha avuto il figlio Gabriele. Innamorarci mai più, il cuore vuole vivere. Negli anni 80 trovo spazio anche nel piccolo schermo. A 40 anni poi si inventa un nuovo genere televisivo, la TV con al centro le donne, il primo vero talk tutto al femminile. È il programma che l'ha consacrata come intrattenitrice televisiva. Tu non puoi fare a meno della borsa e dell'orologio, è vero? Sì. Tra sete e damaschi e alle pareti, morbidi cuscini, soffici tappeti, Catherine Spack ospitava in ogni puntata 3 donne, alcune famose, altre sconosciute. Adesso guardiamo le foto di Claudia. Ah, mie? Sì. Su quel piccolo schermo ha portato un modo di fare televisione garbato e indimenticabile.